Cosa ha cucinato Mister Aurelio De Laurentiis? Cosa ha cucinato? In realtà, ragazzi, assolutamente niente. A parte le stupidaggini, questa partita non ci dice assolutamente niente di nuovo, ragazzi. Assolutamente niente di nuovo rispetto a quello che abbiamo visto ultimamente. Nessuna novità. Che bella giocata di Lindstrom. Dai, sì, sì, Jesper. Sì, Jesper. Sì, sì, Jesper, vai. Mannaggia la miseria, peccato. Niente di nuovo, ragazzi. Il Napoli ha vinto contro una squadra che in questo momento... Che posto è in classifica? Il Verona. Il Verona è a 4 punti dalla zona retrocessione, a 8 punti. È una squadra che ha avuto tante difficoltà, una squadra che segna poco, che è vero che subisce anche poco. Il Napoli ha approfittato delle carenze dell'Hellas Verona. In realtà ha disputato anche un buon primo tempo, devo dire la verità, anche abbastanza ordinato. Il secondo tempo, devo dire ancora di più la verità, non mi è piaciuto, perché con un Verona così sfilacciato... bella palla, bellissima palla. Dai, Jesper, mettila bene. Aspetta Giovanni, fai qualcosa. Sì, venitelo tu. Aiuto, Gaetano potrebbe avere una media goal migliore di tutti quanti, migliore di Osimhen. Non ci interessa. Comunque, un Verona, ragazzi, veramente messo molto, molto male in campo in più occasioni, che comunque però ci ha messo in difficoltà. Comunque ha tirato più volte verso la porta. Il Napoli, ripeto, in più occasioni doveva approfittare delle praterie gigantesche lasciate dalla squadra giallo-blu. Però al momento siamo sul 3-1, tra l'altro non ho salutato neanche Oler Manito, sono GA7, quello che tiene le tette, le racchette, le lavagnette, le rocchette, non le manette, perché non ho le mitragliette, anche la intro più cringe e meno divertente di tutta YouTube Italia, e benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di Verona-Napoli. In questo momento siamo al minuto 86 e 48, siamo sull'1-3, grandissima partita, ragazzi, di Matteo Politano, gol e 2 assist, grandissima partita di Kvicha Kvaratskhelia, che... È tornato ad essere Kvicha Kvaratskhelia. Secondo me poteva esserlo ancora di più. Poteva esserlo decisamente ancora di più. Poteva fare secondo me anche più gol. Secondo me non l'abbiamo sfruttato neanche al 100%, considerata la giornata di grazia. Entrambi gol, secondo me, veramente molto molto belli. Entrambi propiziati proprio da Matteo Politano. Gol di Matteo Politano invece propiziato da Giacomino Raspadori, quando gioca nel suo ruolo è devastante. Giacomino Raspadori è fortissimo quando Giacomo Raspadori gioca nel suo ruolo, non alla destra, alla di qua, alla di là, quando gioca nel suo ruolo, che è quello di prima punta oppure punta di accompagnamento, come volete, seconda punta, queste robe qua. Giacomino Raspadori è fortissimo, ambidestro, non gli manca assolutamente niente. Un'altra cosa devo dirla, io Lindstrom l'avrei fatto entrare un poco prima, sempre per il discorso delle praterie di cui si poteva approfittare. Spero ne possiamo approfittare in realtà anche in questo momento. Palla a Caius, che devo dire anche Caius, peccato per il gol, ma ecco qua. Ma come siamo messi? Siamo messi veramente sfilacciatissimi pure noi in campo. Perché siamo sfilacciati pure noi? Non capisco, non ha proprio senso. O siamo sfilacciati, ci facciamo schiacciare. Non è normale, non è per niente normale. Mannaggia la miseria, io non voglio risentire le solite... Le solite cose. Non è una novità, ragazzi, che il Napoli vince 3-1 col Verona. Il Napoli poteva fare anche meglio. Il fatto che il Napoli abbia una squadra forte non è una novità. Il fatto che la rosa del Napoli sia forte, e che sia forte a prescindere dall'allenatore, non è una novità. Poi la situazione è oggettivamente imbarazzante, perché Rudy Garcia in panchina non ci doveva essere questa giornata. Rudy Garcia in panchina perché Conte ha risposto picche ad Aurelio De Laurentiis. Io Rudy Garcia lo compatisco, anche perché è una situazione oggettivamente surreale, una situazione che non si sarebbe mai dovuta accadere, non sarebbe mai dovuto succedere, perché poverino, cioè, dopo quello che ha detto De Laurentiis, che l'ha praticamente esonerato in pubblica piazza, è brutto, ma io è brutto. Comunque torna Rachmani, è entrato in campo pure Giovanni Simeone, ma un gollettino a Giovanni. Bella palla, Zerbin. Bella palla di Lindstrom. Lindstrom è entrato bene. Lindstrom, tra l'altro, queste poi sono le partite perfette per lui, con tutte queste praterie. È entrato pure Alessandro Zanoli, che mi è piaciuto come è entrato. Non ho capito perché Di Lorenzo sulla sinistra, sarò estremamente onesto con voi. È vero, Mario Rui era ammonito,
va bene, cioè ok. È entrato anche Gianluca Gaetano, è entrato Alessio Zerbin che adesso sta per fare gol, parata di Montipò. Ragazzi, solita partita del Napoli, solita partita del Napoli in cui non è né carne né pesce, in cui fa delle cose fatte per bene, in cui sbaglia tante cose, in cui mamma mia Meret con questi piedi, 4 minuti di recupero, mamma mia Meret con questi piedi. Una cosa devo dirla oggi, buona prestazione di Meret, tre pali, un paio di parate importanti, ha fatto una parata veramente molto bella. Però ripeto, ragazzi, il Napoli con Rudy Garcia sarà sempre questo. Non vedremo. Stava per segnare di nuovo Faraoni. Comunque questo ci odia. Questo veramente ci odia. Questo è l'altarino del Vesuvio a casa. Voglio questo contro di noi gioca sempre alla morte. Incredibile. Tra l'altro doveva venire da noi. Mi dispiace che non sia venuto. Questo veramente è passata da un niente dal palo. E che stavo dicendo, il Napoli di Rudy Garcia, ragazzi, sarà sempre questo, sarà sempre un Napoli che verrà giudicato dalla maggior parte dei tifosi purtroppo solo in base al risultato. Quando si vince è tutto bello, è tutto perfetto, quando si perde invece no, siamo guaiati, via. Io continuo a pensare che non sia l'allenatore adatto al Napoli, continuo a pensare che sia una situazione surreale, continuo a pensare che il Napoli per i giocatori che ha potrebbe e dovrebbe giocare molto ma molto meglio, continuo a pensare che i reparti sono costantemente, continuamente distanti tra di loro. Continuo a pensare che siamo una squadra estremamente sfilacciata. Continuo a pensare che non riusciamo. Ma quello sembra che ZV Jackson era dietro il fotografo. Sembrava. Continuo a pensare che abbiamo tanto potenziale inespresso. Nathan, ragazzi, ancora una volta una bella prestazione. Questo pure bisogna dirlo. Questo non è fallo. Questo non è per niente fallo. No, bro. Nazzoli. Non è, bro. Fidati, non è fallo, bro. Nazzoli. Non è fallo. La prossima adesso contro chi ce l'abbiamo non me lo ricordo neanche. Abbiamo la prossima con l'Union Berlin sicuramente. La prossima in campionato. Ah, la prossima è già col Milan che sarà tostissima. Il Milan è in una buona condizione psicofisica. Bisogna vedere come affronterà la prossima. Il Milan è attualmente primo in classifica. Io continuo a pensare, ragazzi, per la rosa che abbiamo, questo Napoli deve assolutamente. Non è il retropassaggio? No, non ho capito. Sto ombriaco, forse, non tengo proprio idea. Continuo a pensare che il Napoli debba difendere questo scudetto per la rosa che è. È vero, si poteva fare di più sul mercato, è vero, tantissime cose. Ma la rosa del Napoli è forte, tocca all'allenatore farla rendere. Questo è fallo, signor Abisso. Comunque, veramente. Ultimi minuti proprio da veramente la notte Natale, la partita della notte Natale, mannaggia la miseria. Ancora Caiust, ragazzi, Caiust veramente molto 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 bene, se lo meritava il gol. Oh, che palla. Oh, signore. Ma è fallo. Ma è fallo. Ma è fallissimo. Ma è super fallo. È super fallo, tra l'altro era assist di Lindstrom per Simeone, è il mio fantacalcio, mannaggia la miseria, ce l'ho entrambi. Ce li ho entrambi. Dai, andiamola a fare il quarto. No, Lobo, perché buttiamo sti palloni così, Lobo? Vabbè, ragazzi, mancano 40 secondi alla fine. Verona in attacco. Comunque un paio di elementi del Verona, ragazzi. Veramente niente male, bisogna dirlo. Foloruccio non ha fatto la solita prestazione, che ultimamente Foloruccio sta giocando veramente molto molto bene. Sta facendo, Rudy Garcia se ne va prima. O se ne stanno in panchina, non ho capito cosa sta facendo. Ma sta muovendo per tenere tempo sul 3-1, ma fa gol, ma che c'è un board. E io questa è una cosa che non mi piace, una cosa che non è un atteggiamento che non mi piace, sul 3-1, vai, diamogli una rumba, continuiamo a giocare. Vabbè, ragazzi, finisce, il Napoli vince 3-1 contro il Verona. Ripeto, una vittoria che non ci dice nulla di nuovo. Una vittoria che non ci dice assolutamente nulla di nuovo. Detto ciò, sempre Forza Napoli. Sempre Forza Napoli.